Di avere in collegamento Manuel Tuzzi, deputato del Movimento 5 Stelle. Buongiorno. 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 Allora, oggi noi stavamo parlando un po' del MES, che comunque è il tema di discussione degli ultimi giorni. E questo MES, però, non abbiamo capito qual è la posizione del Movimento 5 Stelle. Volevamo chiederle appunto qual è questa posizione, perché da quello che si legge e che si interpreta è che il Movimento 5 Stelle sia spaccato sull'argomento. No, allora, il Movimento 5 Stelle non è spaccato, anzi noi in precedenza contrastammo in passato la firma del MES. Qui in questa situazione si tratta di rivedere un trattato che temporaneo, che dovrebbe diventare permanente e quindi diventare un vero e proprio accordo intergovernativo fra tutti gli stati membri. Tra le altre cose si parla di ridiscussione del debito e si parla di gestione di quello che è la situazione economica nostra, di quello che si tratta la situazione economica nostra come paese Italia. Tra le altre cose siamo i primi a essere direttamente coinvolti in questa situazione. Per noi non siamo spaccati, noi stiamo semplicemente dicendo che la firma attualmente non c'è stata da parte del Premier Conte, verrà riferita in aula alle 13, e per noi diventa prioritario discuterne seriamente, visto che riguarderà noi, ma ci saranno anche altri due trattati intergovernativi dove in realtà sarebbe importante capire in che direzione ci si vuole muovere. Per questo il MES diventa importante per lo Stato italiano, soprattutto perché si tratta di un fondo salva stati, per chi non lo sapesse, è un fondo che permette di ristorare il debito di quei paesi che rispecchiano però determinati parametri. Il problema del MES è che creerà un sistema a due velocità, quindi si va ad amplificare quello che è il divario tra gli stati del Nord Europa e gli stati del Sud Europa, rendendo praticamente inaccessibile questo fondo salva stati proprio ai paesi che ne hanno più bisogno. Esatto, l'unica cosa che però mi sentirei di dire è che comunque queste due linee di credito, di cui una è di precauzione, potrebbero accedere stati che diciamo che sono come esempi virtuosi e rispettano i parametri che sono già però inseriti nel trattato di Maastricht, del patto di stabilità e crescita, del fiscal compact, e poi da un altro lato invece una linea rafforzata. È pure vero che però queste condizioni appunto che vengono poste nella linea rafforzata sono condizioni che l'Italia o altri paesi come appunto l'Irlanda o il Portogallo dovrebbero già rispettare, e quindi diciamo noi il nostro vulnus sta nel fatto che abbiamo un debito altissimo, un rapporto deficit PIL, esatto, che non rispetta i trattati, quindi c'è anche parte di colpa dell'Italia nel fatto che non rispetta parametri condivisi dal resto dell'Europa. Ma in realtà questo tipo di parametri sono solo l'Italia, il Portogallo, l'Irlanda, ma ce ne sono tantissimi altri, mi viene in mente anche la Spagna si trova in questa situazione, anche la Francia, per siccome si trattava di rispettare il rapporto deficit-PIL, sì, ma anche lo sforamento del 3%, la Francia per esempio e la Spagna l'hanno sforato ampiamente in passato. E quindi noi ci troviamo in questa situazione in cui ci sono delle difficoltà oggettive e tecniche. Allora, siccome questo deve essere un accordo che non stritola in paesi in difficoltà, se è un accordo che va veramente a salvarli i paesi, per noi non c'è nessun problema e si firma. Ma se il rischio è questo qui, personalmente come Movimento 5 Stelle noi non firmeremo nulla. Bisogna rivedere interamente l'accordo, questo è poco ma sicuro. Ma senta, la definizione così delineata da De Maio del fondo appunto strizza stati, non le sembra un pochino forse calcata di mano, cioè dal momento in cui comunque è un meccanismo che dovrebbe aiutare gli stati in difficoltà e che prevede anche a stabilizzare quella che è la zona euro, conoscendo il fatto che quello sicuramente, no io ho capito che cosa vuole dire lei, ma il problema del termine strizza stati è perché in realtà va a creare ancora di più un'Europa a due velocità, cioè come al solito con i contorni di un bel nome fondo salva stati, in realtà poi bisogna vedere come viene declinato questo fondo salva stati. Allora, siccome allo stato attuale l'Italia perderebbe solo a firmare un trattato del genere, stiamo cercando di ridiscuterne ovviamente tutte le more, tutto quello che sono le condizioni poste dall'Europa. Tra le altre cose diventerebbe in questa situazione fondamentale il ruolo di questo terzo ente, che sarebbe appunto quello del MES.
che verrebbe poi in questo, diciamo, da questo trattato diciamo ufficializzato. Quindi si tratta di mettere un ulteriore comunque scoglio all'approvazione dello stesso debito. Tra le altre cose, poi si tratterebbe non solo di questo, ma anche di avere un controllo ulteriore nell'approvazione e nella riscossione del debito. Quindi stiamo cercando semplicemente di fare quello che è meglio per tutti i cittadini italiani. In questa situazione noi così non lo firmiamo. E quindi vi troverete in disaccordo con il Partito Democratico sotto questo punto di vista. Ma io penso che si possa trovare tranquillamente una quadra su questa cosa, anche perché mi auguro che i colleghi del Partito Democratico non vogliano uccidere il paese Italia così, ecco, come lo conosciamo. Quali sono i rischi per gli italiani? Beh, ci troveremo sicuramente in una situazione, già ci troviamo in una situazione debitoria che che tende ad ampliarsi ogni anno per via proprio dei trattati e dei meccanismi che diciamo sono strettamente legati al debito e agli interessi, che ovviamente ogni anno aumentano. Quindi in realtà si tratterebbe di non riuscire a risolvere il problema dello Stato, quindi l'Italia si indebiterebbe ancora di più. Non dico che si va verso un rischio di default, quello no, però sicuramente le condizioni economiche, anche di concessione del deficit o di gestione di manovre finanziarie successive, potrebbero essere importanti. Quindi ritorno all'austerity ai tempi del governo Monti potrebbe essere, insomma, non più un lontano ricordo, ecco. Però mi scusi, allora io citerei un'affermazione del governatore della Banca d'Italia Visco, che ha parlato del rischio di questo effetto annuncio, cioè questa improvvisa crisi politica che poi abbiamo visto con le immagini del Parlamento che si azzuffava, insomma, e, per non essere morbidi, potrebbe creare una speculazione molto importante sui titoli di Stato italiano, e quindi chiaramente sì, diminuire innanzitutto l'affidabilità dell'Italia in confronto ai mercati finanziari internazionali, e quindi far aumentare il costo del denaro in Italia e aumentare lo spread. Quindi diciamo, tutta questa dibattita e discussione politica è pericolosa anche per l'Italia stessa. Ma è tutto interconnesso anche a quello, come dicevo, della manovra finanziaria economica, cioè nel senso, in generale la concessione di maggiore debito allo Stato d'Italia quando si effettua alla fine di ogni anno la manovra finanziaria è in funzione anche dell'andamento dello spread. Un livello basso di spread permette di chiedere, diciamo, proprio perché si ha un controllo maggiore dell'economia, permette di chiedere uno sforamento ulteriore e magari di mettere delle misure migliori per tutti i cittadini, quindi per declinarla poi sul pratico. Ovviamente questa enorme speculazione, questa instabilità dei mercati abbinata a uno spread che aumenta ridurrebbe di molto le possibilità di chiedere ulteriore deficit e quindi ulteriori soldi per le manovre per i cittadini. Quindi questo è il discorso, andando poi all'atto pratico, quando si va a declinare nella popolazione comune quella che è la problematica messa. Cioè, se noi firmiamo quell'accordo così com'è, rischiamo di non poter fare tutti quegli interventi economici che abbiamo già messo, per esempio, in questa misura, e magari di non riuscire a riconfermare una serie di misure importanti. A me viene in mente quota 100, reddito di cittadinanza, ma il bonus degli 80 euro. Cioè, sono tutte misure che inevitabilmente possono essere confermate nel momento in cui il mercato risulta essere stabile e non si hanno queste limitazioni. E quindi, scusi, cioè, per esempio, nell'inserimento della nuova manovra di economica e di bilancio, in questa non verrà comunque toccato, cioè la manovra, questa qui ormai si sta facendo e si concluderà. Io parlo ovviamente per l'anno prossimo. Ho capito. Perché poi gli effetti del MES saranno successivi, insomma. Ok. E quindi, cioè, mi sembra che però il focus anche del dibattito parlamentare, più che riferirsi continuamente alla sugar tax, alla plastic tax, che comunque verranno inserite, anche se, o anche solo del carcere agli evasori fiscali, cioè non è più importante forse focalizzarsi un po' sugli effetti, le conseguenze del MES? Anche all'interno, per esempio, di interrogazioni parlamentari, non so. Ma sicuramente si sta lavorando, diciamo che il dibattito politico attualmente è in atto proprio anche per questo, cioè non avrei la fretta di firmare qualcosa che in realtà non aiuterà lo Stato italiano, lo Stato attuale, e ridiscuterlo interamente. Ma questo è oggetto già di tavoli di lavoro a livello ministeriale e a livello parlamentare.
quindi da questo punto di vista secondo me diciamo l'impegno e l'attenzione sul tema c'è. Sicuramente quello che possiamo dire è che non può essere solo su quello, perché ci sta adesso il decreto fiscale, a breve arriverà il decreto, diciamo la legge di bilancio, dove verranno inserite delle importanti misure. Cioè, io faccio solo un esempio: se noi ci fossimo focalizzati esclusivamente sul MES, non avremmo potuto approvare stanotte l'emendamento che andava a ridurre il costo degli assorbenti e dei detergenti intimi dal 22 al 5% per quanto riguarda l'IVA, per tutti quelli che ovviamente sono biodegradabili e compostabili. Quindi cioè, l'obiettivo è cercare di agire velocemente per cambiare da un lato il paese, abbassare le tasse, ma nello stesso tempo affrontare questa che è una problematica di carattere internazionale che rimarrà al di là di questo governo, per cui cioè, l'obiettivo in questa situazione è prioritario. Sicuramente il MES è importante proprio perché comunque verrà lasciato in questi anni. È un accordo intergovernativo che rimarrà per tanti anni, quindi diventa fondamentale sicuramente diciamo, agire velocemente, ma nello stesso tempo concentrarsi anche su quelle che sono le misure che vanno a contare i soldi della gente. Senta, ci scrivono, ci fanno notare come però questo risparmio conterà di 4 centesimi, quindi sarà una cosa irrisoria a livello economico, però comunque credo sia una cosa simbolica. Non so chi le abbia dato queste statistiche, però cioè queste leggo cifre, i messaggi che ci arrivano. Sono male informati, in realtà no, sarà, se parliamo dal 22 al 5% mi sembra che sia diciamo una percentuale molto più ampia di qualche centesimo, insomma, bene, di come state dicendo voi. bene. Quindi anche perché riguarderà i pannolini, i prodotti per gli anziani, riguarderà gli assorbenti, i prodotti dell'igiene intima, quindi mi sembra che sia... Ah, sicuramente è ottimo perché incentiva anche il consumo di prodotti biodegradabili, quindi chiaramente... Se vogliamo dare sì. Tra le altre cose, biodegradabili e compostabili, quindi da questo punto di vista si va verso comunque... una risposta a quello che erano le piazze che andavano nella direzione di tutta una serie di misure, di incentivi volti ad avvantaggiare il clima e le condizioni ambientali, quindi sicuramente da questo punto di vista c'è l'attenzione all'ambiente anche in questa misura. Bene, la ringraziamo per la risposta e un'ultima domanda prima di concludere questa nostra intervista, che poi immagino sarà una giornata complicata o intensa per voi alla Camera, e vorrei chiederle un'opinione per quanto riguarda le sardine, questo movimento nato nelle piazze. Si è fatta un'idea, un'opinione in merito? Assolutamente sì, ma io penso che tutti questi movimenti, noi siamo nati dalle piazze, quindi in realtà tutto quello che viene dalle piazze va ascoltata con molta attenzione e secondo me va rafforzato, cioè nel senso io personalmente, se ci dovesse essere la manifestazione a Roma, scenderò anch'io in piazza, ma per il semplice fatto che si manifesta per una serie di valori, oltre che diciamo, per una persona, si manifesta perché siamo in uno stato antifascista, non razzista, che favorisce l'integrazione, che c'è per la tolleranza verso quello che è diverso. Quindi secondo me, diciamo al di che... là di tutto, è una manifestazione di persone, di intenti, che secondo me va osservata con molta attenzione perché è lo specchio della società che ci sta mandando un segnale, secondo me. Però mi sembra di interpretare anche che queste sardine si scaglino anche contro un tipo di dialettica, no? Fomentata dall'odio, dall'indifferenza verso un certo tipo di problematiche sociali, verso il diverso, sia anche portata da una sincera e profonda avversione verso la retorica salviniana. Comunque voi avete da poco concluso un'esperienza di governo con la Lega e con ex ministro dell'Interno Salvini, e quindi non capisco come si collegano queste, qual è il ponte tra uno stato antifascista, antirazzista e un'esperienza di governo passata. L'esperienza di governo passata ci ha permesso di portare a casa tutta una serie di risultati. Noi abbiamo sempre condannato fortemente quel modo di interloquire e quella narrazione che veniva fatta della società. Lo abbiamo sempre condannato a tutti i livelli, anche quando sono andato in televisione questa cosa è stata resa palese, ecco. Quindi ma in ogni occasione non perdiamo diciamo la possibilità di manifestarlo, non possiamo diciamo rimpiangere o comunque
avere dei rimpianti per quello che è stato fatto nella precedente legge di, diciamo, legge di stabilità, nel precedente governo, perché abbiamo fatto delle cose importanti. A me viene in mente lo spazza corruppi, viene in mente il reddito di cittadinanza, la quota 100, la stessa flat tax per le partite IVA, cioè sono misure importanti che danno un segnale al paese. Sicuramente non sono sufficienti, però è cosa ben diversa dalla narrazione che un soggetto politico fa, che noi abbiamo sempre condannato, non ci è mai piaciuto. Per noi, come dire, il Movimento 5 Stelle nasce come antifascista, quindi siamo uno Stato laico, con tutto il rispetto ovviamente della cultura cristiana, ma secondo me i valori che devono essere tramandati è quello dell'accettazione di quello che è diverso, dell'integrazione, della tolleranza. No, questo su questo è vero, anche un messaggio che noi abbiamo sempre mandato. Anche il ministro Fioramonte ha avuto modo di ribadire il fatto che il crocifisso nelle classi sia comunque da togliere, e ha avuto modo anche di ribadire appunto il carattere laico dell'istituzione scolastica. Però, guardi, io non penso che questo sia, diciamo, il problema. Cioè, il problema è la narrazione, non è tanto togliere o meno il crocifisso. Non credo che questo sia, diciamo, l'aspetto che secondo me va sottolineato. L'aspetto che va sottolineato è che noi come Movimento 5 Stelle ci siamo sempre espressi per uno Stato laico, per uno Stato antifascista, antirazzista, per una serie di valori che vanno anche verso la tolleranza. Ma questo non vuol dire che sicuramente si deve come dire, accogliere tutti senza un meccanismo adeguato di redistribuzione. Quindi, cioè, scusi, noi lo diciamo sempre, l'abbiamo sempre detto, cioè il paese Italia accoglie i migranti ovviamente per quello che sono le sue possibilità e per quello che può essere la sua quota parte, poi il resto deve essere redistribuito. E però, mi perdoni, cioè nel 2018 è stato votato un decreto sicurezza che, per esempio, tra le altre misure impone anche un aumento degli anni per poter richiedere la cittadinanza per alcuni individui che vengono da paesi considerati, non so, pericolosi, quando, non so, questa poi valutazione viene fatta, non so in base a quali criteri. Perciò come funziona questa tolleranza? Cioè, in ogni caso, mi sembra anche che il capo politico del Movimento 5 Stelle strizzi parecchio l'occhio a un possibile futuro governo con Matteo Salvini, un nuovo possibile futuro governo. Quindi, non ma so. Guardi, sinceramente, tra chi ha fatto cadere un governo, tra un movito e un altro, sinceramente non abbiamo nulla a che fare. E non ci vogliamo avere nulla a che fare in futuro, ecco. Cioè, una persona che agisce in questo modo è irresponsabile, secondo me non andrebbe neanche considerata e menzionata. Vabbè. Sicuramente in questo contesto è uno dei tanti diciamo avversari che sono presenti dall'opposizione con cui si cerca di confrontarsi, però è ovvio che noi condanniamo quel tipo di narrazione. Nel precedente governo stavamo in un contratto di governo in cui c'erano delle misure che sono state portate come Movimento 5 Stelle a cui la Lega era totalmente contraria, e ci sono state delle misure portate ovviamente dalla Lega a cui noi eravamo contrari, però stavamo all'interno di un contratto alla tedesca, quindi se lei conosce bene il contratto alla tedesca sa bene che sono delle misure che ciascuna forza politica ha portato assieme per cercare di cambiare il paese secondo quella che era la propria visione. Vabbè. In questa situazione ci troviamo in un accordo di governo differente in cui non c'è un contratto, ma ci sono dei punti omogenei, c'è una visione sicuramente tendente all'ambiente, tendente all'integrazione, differente per cercare di risolvere alcune problematiche. E mi sembra che poi quello che continua sono i fatti. Se noi andiamo a vedere i migranti, per esempio, che sono diciamo sbarcati in quest'anno, in cui c'è stata una parte del governo Lega, una parte del governo con la nuova maggioranza, mi sembra che poi alla fine i risultati sono stati comunque ottenuti. Si è avuto una diminuzione rispetto al 2018 del 50% degli sbarchi, e accanto a questo una maggiore redistribuzione e rimpatri che non avveniva prima. Quindi si sta cercando di andare verso un modello più efficiente. Vabbè, quindi l'esperienza di governo con la Lega vi ha insegnato e vi ha fatto trovare una certa identità, mi oserei dire, perché comunque se prima c'era questo contratto, adesso invece c'è un governo sulle idee, o comunque con una visione di intenti. Ma sicuramente in questo contesto c'è una visione più omogenea su alcuni temi, poi è ovvio che alcuni punti di contratto e alcuni punti che portiamo avanti come governo sono contrari a tutte e due. Cioè, io faccio ad esempio, abbiamo portato avanti il sistema dell'anticorruzione, ma sulla prescrizione abbiamo avuto difficoltà sia con la Lega che con la nuova maggioranza. Mm-hmm. Quindi quando c'è un sistema che si difende in tutti i modi e difende ex politici, amici dei politici e altro, è ovvio che ci troviamo di fronte a dei partiti che stanno difendendo uno status quo.
ovviamente il Movimento 5 Stelle vuole cambiarli e con loro in questo contesto non ha nulla che li accomuni. Quindi noi siamo qui per cercare di pungolare il paese, per cercare di cambiarlo. Però da questo punto di vista ovviamente c'è diversa disponibilità da parte di tutte le forze politiche. Quindi la nostra identità è sempre rimasta ferma, ovvero come pungolo per cambiare il paese. Che sia con una maggioranza di destra o con una maggioranza di sinistra, poco importa, perché noi abbiamo sempre detto le idee non sono né di destra né di sinistra, ci sono le buone idee che vanno portate a casa e ci sono le idee non buone che vanno assolutamente eliminate, per cui questa è sempre stata la nostra visione e la nostra identità. Bene, bene, la ringraziamo della disponibilità. Di niente. Buona grazie giornata deputato, buon lavoro. Buona giornata. Allora, abbiamo avuto in collegamento telefonico il deputato del Movimento 5 Stelle, Manuel Tuzzi.